Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli colleghi, non sono mai stato tanto fiero di essere italiano quando le nostre istituzioni, tutte insieme, hanno mostrato una differenza di stile, di contenuti, di risposta rispetto a un altro paese europeo, anche se non più appartenente all'Unione Europea, in ordine alla vicenda Covid. È accaduto infatti che un suo collega primo ministro, il primo ministro inglese, abbia affrontato l'emergenza coronavirus dicendo dobbiamo abituarci a perdere i nostri cari. E quel primo ministro che ha studiato le civiltà antiche, che ha studiato la Grecia e Roma, dovrebbe ricordare che la grandezza di Roma e dell'Italia è stata data da quel personaggio, Enea, che si carica suo padre Anchise e che arriva nella nuova terra promessa e arriva a fondare Roma portandosi la bellezza dell'esperienza sulle spalle. Noi italiani abbiamo dimostrato che non ci rassegniamo a lasciare i nostri cari. Noi italiani abbiamo detto che facciamo dei sacrifici tutti insieme per salvare la vita dei nostri nonni. Di questo tutti dobbiamo essere orgogliosi e fieri e dobbiamo ringraziare il governo e le altre istituzioni per aver agito in questa direzione. Ora però dobbiamo uscirne, dobbiamo lavorare per salvare la vita dei nostri nonni, dobbiamo evitare di morire di Covid e dobbiamo evitare di morire di fame, perché c'è un'emergenza economica che è fortissima di fronte a noi.